coccolino si è spaventato perché gli è andato la sabbia negli occhi, si sono fatti male gli occhiucci. Poi io l'ho preso, l'ho messo un po' di acqua e togli nella sabbia, acqua dolce ovviamente, e adesso è tutto spaventato. Mi ha dato pure la sabbia vicino al pisellino, l'ho pulito pure il pisellino, adesso ha bisogno di coccole. Era tutto contento prima a giocare nella sabbia e ora c'ho male agli occhi, e purtroppo non ho il collirio per gli occhi, questo non l'ho portato e dopo lo vado a comprare. Meno male che c'è il veterinario proprio vicino, così li metto il collirio negli occhi. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, sono Rosaria e questo è il mio canale dedicato ai miei due cagnolini Cocco e Lilla. In questo canale, dove io tratto argomenti di viaggi, di escursioni e di avventure, e vi faccio vedere come si viaggia anche con i cagnolini. Something you don't need to hide. So just close your eyes and you will see a constellation of you and me. There's no way that I can let you go before we reach the sky. I'm gonna show you what your heart beats for. E proprio quando ho deciso di dividere questo video in due parti, mi sono beccata il raffreddore, quindi adesso sentirete un po' la voce dura. Abbiate un po' di pazienza. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo canale dedicato ai miei due cagnolini Cocco e Lilla, che sono qui accanto a me. Ecco qui Coccolino. Sono al bordo del mare di Torrevieja e La Mata. Guardateli lì. Ovviamente ho viaggiato con tutti e due i cani, ho preso la compagnia Swiss e vi spiego in poche parole come si fa per viaggiare con i due cani. Allora, prima di tutto bisogna preparare il carnetto di vaccinazione con l'antirabbia, sia per Coccolino che per Lilla, e al giorno li ho fatti tutti e due i vaccini, li ho vermifugiati tutti e due, dati la tabletta per il vermifuge, più i antiparassitari. Allora ho chiesto al veterinario consiglio per i parassiti che ci sono qui nel sud della Spagna, perché sono un po' al sud, e come il sud dell'Italia è la stessa cosa, e mi hanno dato delle pipette speciali antiparassitari. Ma quando torno in Svizzera li dovrò fare dare anche la tabletta per il parassita del cuore. E nel precedente video ci eravamo lasciati più o meno qua. Io ho ancora il raffreddore, quindi cercherò di parlare meno possibile in questo video. Mi raccomando, continuate a vedere il video. E vi raccomando, mettete un like, pollice in su, e se vi piacciono i miei contenuti, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e ci vediamo alla fine del video. Ciao, un bacio! Ciao ciao! Da me, Cocco, e Lilla che è qui. Il colore della sabbia e non si vede, però c'è. Sì, ho preso tutti e due i cani. È stata un'avventura, però ho preso tutti e due i cani. Boh, adesso che facciamo? Da qui non possiamo entrare perché c'è lo... i cani proibiti. Ecco qua. Fa niente, e fermo qua allora io. Something you don't need to hide. So just close your eyes and you will see a constellation of you and me. There's no way that I can let you go before we reach the sky. I'm gonna show you what your heart beats for. I'm gonna show you what your heart beats for. Dai, vai! Sì? Ma come mai vi siete fermati? Comunque non si vede molto bene, penso che chiudo ora a fare i video e mi concentro a camminare. Sono stanchi. Meno male che ho preso l'acqua per bere.
ecco qua. Finalmente ci sono delle persone nell'acqua lì in fondo. Siamo il 2 di novembre, immaginate. Stanno chiudendo tutto il Chiringuito. Questo qui si chiama Pura Vida, guarda quanto è bello. E lì in fondo ci sono delle persone nell'acqua. Si fanno il bagno. Bello. Ah, stanno uscendo ora. Purtroppo stanno uscendo dall'acqua. Stanno già chiudendo i baracconi. E la brava. Ci sono cani dappertutto qua. Là, là. Non capisco perché. Ah, sta sempre facendo la pacca. Un cane. Questo è il lato largo. Un po' piccolo. Voi lo vedete grande ma è piccolo. Dai. Non puoi andare anche tu. Semmai la lascio correre un po' coccolino. Lo lascio correre un po'. Lo sai. È diverso. Ma tu no, eh. Non puoi andare. Ci sono i cani nella sabbia al bordo del mare e normalmente c'è scritto che è proibito per i cani. Non lo so, ma ce ne sono tanti, ma veramente tanti. Poi lascio correre un po' coccolino dopo. E cosa c'è? Cosa? Mi fai male? Buon appetito. Sto mangiando qui a Rojales, no, a Ciudad Quesada, un piccolo villaggio turistico dove ci sono solo stranieri, inglesi, francesi, che sicuramente avranno comprato a casa qui e vengono a svernare per l'inverno. Ora vi lascio con questa bella insalata. C'è Coccolino che chiede da mangiare Coccolino. Cittadina, è veramente bella, andiamo di qua, via. È veramente bella sta cittadina. Non so dove. È veramente bella.
Dallas e il numero di telefono. Forse è una pensione per animali. Lolas. Che bellino. Eccomi qua e mi dispiace che mi sentite ancora con la voce rauca per via del raffreddore. Volevo darvi un mio feedback riguardo gli animali in genere, che siano cani o gatti. Ovunque noi siamo, possiamo essere al mare o a casa o in montagna, per loro la casa è sempre accanto a noi, perché ci vedono come il loro punto di riferimento. Infatti Coccolino si era talmente abituato che pensava che era quella la sua nuova casa, la sua nuova realtà. Invece no, quando poi ho preso la macchina e siamo andati via, è rimasto un po' deluso. Infatti poi si vedrà dal video che lui era triste. Ecco qua, sono al bordo del mare, vicina, e qui sono con Coccolino. E faceva caldo quel giorno, come vedete c'è tanta gente, soprattutto molti cani. Ce n'era uno su 10 possedeva un cane. Meno male che avevo portato solo Coccolino, se no sarebbe stato un disastro. Alcuni giorni fa ho letto qualcosa di interessante su Facebook, che il Papa diceva che c'erano più di veterinari che pediatri, ma questo avviene perché noi ci sentiamo soli e ci aggrappiamo a questi animali. E che dire, quando la mia curiosità è più forte di me, sono entrata in un centro commerciale e invece di andare a vedere i negozi di vestiti, stavo guardando questo negozio di animali. Praticamente questi animali erano lì esposti in vetrina in vendita.
Ora non so quante ce n'erano, più o meno c'erano anche dei chihuahua dall'altra parte, però eccoli qua. Triste, veramente triste vederli così in vendita in vetrina. E vi dicono, i prezzi erano pure abbastanza cari, eh. Mi sembrava come se fossero stati esposti in un canile che poi arriva una persona e se li compra e se li prende. Nel senso, se i prezzi sarebbero stati più bassi, forse la gente li avrebbe comprati più facilmente. Ma questo implica anche al business di animali. Quindi è meglio avere un prezzo più alto, così la persona prima di comprarselo ci pensa due volte, tre, quattro, cinque, 10, prima di comprarsi un cane, e così. Perché siamo tutti noi. Se noi compriamo, loro li fanno riprodurre per poi rivenderli. Tutto dipende da noi. Se noi non li compriamo, e così la gente, pur di andare a prendere un cane, va in un canile per adottarselo. Come si diverte Coccolino? Ci diverti tu? Coco, ti diverti? Sì? Ti diverti tu, amore? Anche amore? Al mare? Andiamo, dai, andiamo al mare, su. Vuoi andare al mare, tu? Andiamo. Che bella la passeggiata a Torre Vieja. Credo che inizia qui il punto di riferimento, tutto lungo il mare. La passeggiata lunga lunga lunga, ovviamente ci sarà il vento, io parlo lo stesso, dopo se si sente vento, beh pazienza, tolgo l'audio e faccio editing. Guardate che bello, allora Coccolino che tira tira, si gratta, vasca vasca. Ah, che bel grande centro commerciale, vasca. La marca preferita di mia nipote, Bershka. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Direzione Le Bouloir, un centro commerciale grande che si trova a Torre Vieja. È abbastanza grande, io c'ero già stata qualche anno fa, ma ora rivedendolo dopo tanti anni lo vedo un po' cambiato, un po' diverso, ma comunque anche la mia voce, grazie a Dio, va un po' meglio, come la sentite, e così posso editarvi questo video. Allora, ovviamente ho preso anche i miei cagnolini con me.
e qui cercavo un bagno. Ero stata a un altro centro commerciale prima e non potete immaginare. Era di sabato e i bagni erano chiusi e c'era scritto «Di sabato non c'era servizio». Incredibile, sono dovuta andare fino al McDonald's, prendermi qualcosa lì a McDonald's, perché poi avevo un po' la figuraccia di uscire fuori dal bagno senza consumare. Per me è stato scioccante, perché di solito da noi è il sabato che si esce di più e si fa spese, si fa shopping, quindi i servizi dovrebbero essere aperti soprattutto di sabato. È bellissima il sottofondo di musica, ma con queste belle immagini, ma purtroppo preferisco parlarci sopra per evitare problemi di copyright, perché è un cantante molto famoso, penso che tutti lo sapete, Michael Jackson. Ok, allora, qui sto già andando alla direzione del ritorno e non potete immaginare com'è triste Coccolino, sapendo che dobbiamo ritornare, quando ho visto che ho preparato la valigia per il ritorno. Allora, volevo spiegare in due parole di questa vacanza. È stata una bellissima esperienza portare tutti e due i cani. È stata molto dura, molto difficile, perché due non è facile, soprattutto quando si deve passare la dogana e poi portare i due cani in braccio. Meno male che erano leggeri tutti e due. Se ci ritornerò, probabilmente ci ritornerò, ma per più tempo. Per una settimana è troppo stressante, soprattutto per i cani, non tanto per me, anche che avevo mal di schiena, per portare la valigia più lo zaino, ma anche per loro, perché è stressante questo cambiamento climatico. Coccolino è pronto a partire, è pronto a prendere il volo. E ti fermi? Perché ti fermi? Non sai dove andare? No! Andiamo, dobbiamo andare di là, dobbiamo prendere il volo, vieni. Vieni. Dai, vieni, andiamo. Guarda, no, 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 non si mangia, no, non si mangia quello, no, è cacca. Amore, andiamo su. Suonare l'allarme. Ti sei spaventato? Dai, scusami. Scusami, dai. Di qua, via. Dobbiamo andare di qua. Via. Ecco, qua siamo arrivati a Zurigo già. Adesso sto aspettando il coccolino che mi serve dappertutto, poverino. È molto stanco, molto preso. Amore, siamo arrivati, non ti preoccupare. Bello, amore. Cioè, vedo la lilla, c'è il zaino. È tutto a posto. È stressante, ragazzi. Allora, è bello portare i cani indietro, ma è dura, è dura. È molto dura. Da sola è dura, forse in due potrebbe andare meglio. Per oggi il video conclude qua.
E se ti fa piacere, sostienimi con un like, iscriviti al canale e condividi. Grazie. Dai, vai, vai di... Dove faccio la alla testa? No, non ci mettere il muso. Coccolino, vieni. Vieni amore, vieni, corri, andiamo, dai. Vieni qua, vieni che ti pulisco. Vieni. Ti è andato negli occhi? Vieni qua, vieni.